Volevo sapere scienze assolute, siamo con il professor Carlo Maurizio Montecucco, vicepresidente di FIRA. Buongiorno, grazie per averci concesso questa intervista e oggi è l'8 marzo della festa della donna. Come festeggia FIRA la festa della donna? La FIRA festeggia secondo le norme della sua mission, che è quello di supportare e finanziare la ricerca scientifica. E lo fa finanziando ricerca scientifica su patologie che sono di prevalente pertinenza femminile. Ahimè, ci sono malattie reumatiche che più di altre sono legate al mondo femminile, sia le malattie reumatiche più gravi, quelle di tipo autoimmunitario, come le connettiviti, come certe vasculiti, come l'artrite reumatoide, così come anche l'osteoporosi o certi tipi di artrosi sono più frequenti nel sesso femminile. Quindi oggi abbiamo stanziato finanziamento a programmi di ricerca per 200.000 euro proprio riguardanti questo tipo di malattie. Ho capito. E come prevenire questo tipo di malattie? Quali consigli dà alle sue pazienti o comunque quando partecipa ai convegni? Come si previene? Come possono fare le donne? La prevenzione è possibile per alcuni tipi di malattie, per esempio per l'osteoporosi ci sono possibilità di prevenzione legate all'alimentazione, all'apporto di calcio, di vitamina D, all'attività fisica e via discorrendo, anche se poi c'è una situazione genetica che è alla base e che ovviamente non si può prevenire. Per altre malattie non è possibile fare una prevenzione primaria, la miglior prevenzione è la diagnosi precoce, perché queste sono malattie che possono dare dei reliquati molto importanti in termini di invalidità e anche lo stesso, di riduzione stessa della vita. E quindi la diagnosi precoce, il trattamento corretto in modo rapido è la miglior garanzia di prevenire le sequele di queste malattie. Ho capito, quindi diagnosi precoce, come si fa, come può una donna riuscire a diagnosticarsi la precoce, come si deve muovere, cosa deve fare? Di solito la gran parte delle malattie reumatiche ha come primo sintomo il dolore. Però il dolore osteoarticolare, il dolore delle articolazioni e delle ossa è una situazione estremamente, estremamente frequente e può avvenire per una serie di motivi, traumatismi banali, sforzi e via discorrendo, anche se con colpi d'aria. E quindi la difficoltà è quella di discriminare le forme infiammatorie, quelle le forme più gravi, da quelle più comuni e più banali, se si vuole, anche se banali non sono, ma comunque meno gravi, meno invalidanti. E quindi esistono delle sorte che noi chiamiamo red flags, cioè bandiere rosse, delle spie, che sono in grado di individuare un certo tipo di dolore come un dolore potenzialmente pericoloso dal punto di vista appunto di queste malattie. Noi abbiamo fatto un decalogo sul sito di FIRA, firaonlus.it, c'è questo decalogo che appunto per diverse malattie mette in evidenza quali sono i primi sintomi e quindi i segnali di pericolo che dovrebbero far portare una persona ad andare dal medico, in particolare una donna, perché come dico più spesso, almeno il 70-75% dei casi colpiscono il sesso femminile.